Buonasera a tutti e benvenuti a questo webinar per la presentazione delle seconde 11 iniziative finaliste del primo Premio Nazionale per le Competenze Digitali. Come sapete, ieri abbiamo fatto il primo webinar con la presentazione delle iniziative di due categorie, mentre oggi abbiamo la presentazione delle iniziative finaliste delle categorie digitale inclusivo e digitale contro il divario di genere. Io a questo punto non direi altro per non togliere troppo tempo ai relatori. Lascio la parola a Nello Iacono per il suo benvenuto e introduzione. Prego, Nello. Grazie Roberta, grazie a tutti. Anche questo sarà un webinar molto denso come quello che abbiamo avuto ieri con 11 bellissime iniziative che ovviamente hanno bisogno di una buona spazio di presentazione per raccontarsi e poi per essere votate successivamente. Il premio rientra nell'iniziativa Repubblica Digitale, che è l'iniziativa strategica nazionale promossa dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio, ed è un'iniziativa che va a tutto tondo sul tema delle competenze digitali e sulla base della strategia nazionale che è stata approvata nel 2020, porta avanti delle azioni insieme ovviamente a tutti gli altri soggetti pubblici, privati, gli altri ministeri e con un contributo importante delle associazioni per far sì che appunto il tema delle competenze digitali possa essere finalmente non un punto, diciamo, di recupero da parte del nostro paese, ma di eccellenza anche questo. E per questo il premio, che è una delle iniziative appunto di Repubblica Digitale, tende da un lato a valorizzare le migliori esperienze e dall'altro a cercare di sviluppare per un confronto, una sinergia, un'integrazione tra queste esperienze in modo tale da far sì che le buone pratiche possano essere di esempio per altri, possono essere anche arricchite ne nell'esperienza sul campo. Ovviamente le esperienze di eccellenza che abbiamo visto, abbiamo valutato nel procedura di ammissione sono appunto di grande qualità, e naturalmente ancora di più, diciamo, le esperienze di eccellenza che vedremo presentate oggi. Un grazie complessivo a tutti i giurati, oltre che ovviamente a tutti coloro che hanno partecipato, così come ci siamo detti anche ieri, sottolineiamo che il nostro intento è proprio quello di portare ad un maggiore confronto, una maggiore condivisione possibile le esperienze. Per questo abbiamo pensato al premio come un percorso, non tanto come un singolo evento, che ha questa come una delle tappe, poi appunto avrà la importante fase del voto popolare e poi una fase successiva di premiazione, come alla conclusione del webinar ci ricorderà Roberta. A questo punto vi lascio alla presentazione dei finalisti e vi ringrazio tutti. Grazie Nello. Allora, vediamo, condivido il mio schermo e vi dirò giusto, ecco qua, ecco, lo vedete? Sì, Roberto. Sì, perfetto. Allora, vi ruberò alcuni minuti solo per fare un po' il quadro della situazione e vedere a che punto siamo. Intanto, i numeri del premio, quindi come avete visto, avrete letto anche dalle notizie, sono state presentate 120 candidature. Devo dire un numero
grande di candidature, non ci aspettavamo, forse anche perché sino all'ultimo ne erano arrivate molte meno, avete fatto una grande corsa finale. 22 le candidature finaliste presentate ieri e oggi. Quindi in realtà i nostri giurati hanno fatto un grande lavoro perché devo dire la gran parte delle candidature presentate, a parte essere molte come numerosità, erano anche di grande qualità. Quindi è stato necessario alla nostra giuria fare un confronto. Diciamo a più step. Diciamo è stato un lavoro abbastanza duro quello dei nostri giurati. Allora, adesso vi volevo far vedere se. Dunque, non so perché non vanno avanti. Un secondo. Volevo farvi vedere brevemente quali sono le fasi, insomma, del premio. Allora, aspettate, interrompo la condivisione un secondo. Un attimo. Voi vedete ancora il mio schermo, Gianluca? No, Roberta, non si vede più la condivisione. E io non riesco neanche a farla Se vedere. vuoi la condivido io mentre tu parli. Poi, Okay. grazie, grazie mille. Allora, vi stavo dicendo brevemente quali sono le fasi. Come avete visto, c'è stata la prima fase di presentazione delle candidature sino al 17 gennaio. Dopodiché, dal 17 gennaio è iniziata la fase di valutazione da parte dei nostri giurati. I giurati erano divisi in quattro categorie, con un coordinatore per ciascuna delle categorie e, come vi dicevo, è stata fatta prima una valutazione di ammissibilità, soltanto basata proprio sui requisiti di ammissibilità che avete visto, c'erano del tipo il periodo nel quale erano state realizzate le vostre esperienze, che siano appunto che fossero già esperienze attive, quindi in qualche modo fosse possibile valutare i risultati, e poi che fossero ad esempio delle iniziative gratuite. Perché questo proprio delle iniziative gratuite era alla base anche poi della possibilità di riuso, eccetera, come avete visto, come vi ha detto anche Nello. A questo punto siamo entrati quindi adesso nella fase in cui la giuria ha selezionato le cinque iniziative finaliste per ciascuna categoria e siamo adesso nella fase, come dire, il momento un po' quasi più bello, nel senso che stiamo vedendo proprio, avete finalmente avuto l'occasione di presentare queste iniziative e partirà il voto del pubblico. Dopo il voto del pubblico, sul quale mi soffermerò tra un attimo, ci sarà quindi la proclamazione dei vincitori. Vorremmo fare, tra l'altro, ci piacerebbe fare la proclamazione dei vincitori, l'assegnazione dei premi, nell'ambito di un incontro in presenza che si terrebbe quindi verso la fine di marzo e i primi di aprile e speriamo di riuscire a farlo. Quindi adesso vediamo alla slide successiva. Allora, c'era la slide precedente? Perfetto. Quindi la giuria ha lavorato dal 21 gennaio al 10 febbraio. La giuria e i nostri giurati erano, che ringraziamo perché, ripeto, hanno fatto un lavorone, scelti tra esperti di innovazione, formazione, Digicomp, associazionismo. Vi ho detto quattro gruppi di giurati con un coordinatore per ogni gruppo. Ogni giurato ha valutato circa 10 candidature e ogni candidatura è stata valutata da tre giurati. Una sorta di valutazione incrociata. I giurati poi vi diranno meglio, i due coordinatori che parleranno dopo, hanno lavorato in modo sincrono, asincrono, in gruppo e in modo individuale. Il punteggio finale assegnato poi alle iniziative è stata la media dei punteggi attribuiti dai giurati. Andiamo alla slide successiva. Perfetto, questi sono i criteri di valutazione che sapete, conoscete già perché sono i criteri che c'erano anche nel form per le candidature e in base ai quali vi abbiamo proprio chiesto di esplicitare questi criteri nella descrizione delle vostre iniziative. Quindi i criteri sono stati l'innovatività, cioè il fatto che ci fosse un certo livello di innovazione delle iniziative con riferimento ad esempio alle metodologie didattiche, l'articolazione tematica sia dal punto di vista del quadro di riferimento del Digicomp, che proprio dall'accuratezza dei temi trattati, il fatto che l'iniziativa
possa essere replicabile e riusabile, come vi diceva Nello Iacono prima, quello del contest del premio è stato un po' una, come dire, è un'idea che sta alla base, cioè l'idea che stava alla base era proprio quella di valorizzare, dare visibilità a iniziative che possano anche essere riusate da altri e replicate. Un altro criterio era la dimensione e l'impatto dell'iniziativa, poi il fatto che siano state, che fossero previste delle attività di valutazione dell'intervento, tipo delle indagini di gradimento, la misurazione degli apprendimenti e per ultima la capacità di fare rete, quindi l'aver coinvolto nelle diverse fasi della progettazione, realizzazione e valutazione, l'aver coinvolto altri soggetti. Possiamo passare alla slide successiva. A questo punto, quindi, quando sarà il voto del pubblico? Quindi ieri e oggi sono i due giorni dedicati alla presentazione delle iniziative. Da martedì, dal 1 marzo al 15, ci sarà la votazione sulla piattaforma Partecipa. Ve la farò vedere alla fine del seminario, negli ultimi 5 minuti. La votazione è molto semplice, votare per le iniziative. E il voto del pubblico ha una duplice funzione. Chiaramente è quello di concorrere all'individuazione del vincitore, perché il voto del pubblico vi consentirà di avere un bonus punti che si sommerà al punteggio che vi ha attribuito alla giuria. Il bonus del punteggio viene assegnato alle prime due iniziative e sarà di 10 e 5 punti, quindi in realtà sono molti i punti ai quali si ha diritto attraverso il voto del pubblico. Per questo sarà molto importante anche che diate visibilità alla vostra, ma in generale a tutte le iniziative e al contest. Dopodiché però ci sarà il voto del pubblico, vi servirà anche perché decreterà il vincitore della menzione speciale. Come avrete letto nel regolamento, ci saranno alcune menzioni speciali, le stiamo valutando. Sicuramente una è quella del più votato dal pubblico online, che è attribuita chiaramente a chi raccoglie il maggior numero di voti di gradimento del pubblico, quindi vi darà diritto a questi due bonus. Andiamo avanti. Perfetto, allora a questo punto un accenno soltanto ai premi, quindi avremo un vincitore per ogni categoria. I vincitori avranno la consegna di una targa, parteciperanno all'evento finale di premiazione che, come vi dicevo, speriamo di riuscire a fare in presenza, e poi sarà data visibilità alle iniziative vincitrici con la pubblicazione di articoli, interviste sul sito Repubblica Digitale. Chiaramente ancora una volta l'obiettivo era sì avere dei vincitori, però era proprio dare visibilità a tutte le iniziative, quindi ci sarà modo anche per chi non sarà vincitore di avere comunque visibilità. Andiamo avanti, così sto per finire. Perfetto, allora quindi le categorie che presentiamo oggi. Presentiamo 11 iniziative, quindi non 10, perché in una delle due categorie c'è un ex aequo. E quindi una delle due categorie avrà 6 iniziative. Le categorie sono: digitale inclusivo, sarà presentata dal coordinatore della giuria Stefano Kluser, e poi digitale contro il divario di genere, presentata dal coordinatore della giuria Isabella Bruni. A questo punto mi taccio e do la parola a Stefano Kluser. Prego. Grazie, Roberta. Buon pomeriggio a tutti. Ok, dovreste vedere, confermate che si vede la presentazione? Sì, vediamo. Perfetto. Allora, la categoria inclusione digitale è quella dei sei progetti finalisti. Vediamo in sintesi quante candidature sono arrivate e alcune caratteristiche generali. In totale sono arrivate 28 candidature, e quelle ammesse sono state 21. Giusto alcune caratteristiche di questi progetti, di queste 21 candidature che sono state valutate. Hanno intanto dei target molto diversificati. 8 progetti riguardavano gli anziani, di cui in 3 casi con approccio intergenerazionale, quindi con il coinvolgimento di ragazzi giovani. In 6 casi erano coinvolti
giovani e non solo, perché quarantenni forse non sono giovanissimi, ma svantaggiati, nel senso di persone che non sono occupate in formazione e che disoccupati, rifugiati e appunto quarantenni che hanno perso il lavoro durante la pandemia e stanno cercando di ricollocarsi. Abitanti di aree remote e piccoli comuni, persone con problemi di salute o disabilità di qualche tipo e in un caso famiglie in senso lato in condizioni socio-economiche fragili. Come vedete, questi diversi target dei progetti portano anche ad obiettivi di inclusione differenziati. Quindi, soprattutto per gli interventi sui giovani, l'occupabilità e in tre casi lo sviluppo di competenze professionalizzanti per lavorare nel settore ICT erano l'obiettivo, diciamo, dei progetti. In molti altri casi, soprattutto quelli per gli anziani, per le aree remote e così via, l'obiettivo era abilitare all'accesso ai servizi digitali, in particolare servizi pubblici, ma non solo, e anche un obiettivo, questo riguarda i progetti che hanno operato su larga scala nei comuni, nelle aree, diciamo, più periferiche di alcune regioni, delle due regioni partecipanti, Umbria e Toscana, un obiettivo anche di equilibrio territoriale. I progetti avevano contenuti anche di tipologie, insomma, diverse di interventi, tendenzialmente tutti avevano un contenuto di formazione sulle competenze digitali, tendenzialmente di base, ma non solo, come abbiamo visto nel caso degli interventi professionalizzanti, e anche azioni di facilitazione. Alcuni progetti in particolare erano molto spostati sull'aspetto della facilitazione, sempre comunque con una valenza anche di tipo educativo. E gli approcci sono stati gli approcci didattici diversi, in alcuni casi anche innovativi, come ho già detto, alcune esperienze di formazione intergenerazionale, attivazione di meccanismi di apprendimento tra pari, di peer learning e così via. La giuria da chi era composta? Alessandro Bogliolo, dell'Università, professore dell'Università di Urbino, che si occupa di coding, Grazia Guermandi, Regione Emilia-Romagna, responsabile del progetto Pan Internet, Jacopo Balocco dell'Istituto Statale Augusto Magnoli di Roma, istituto di specializzazione per educatori di studenti con disabilità visive, Ivo Forni di Ampal Servizi, Laura Ballestra dell'Associazione Italiana Biblioteche, Marco Mazzini di una società che fa consulenza smartive, che fa consulenza sulla trasformazione digitale, pubblica amministrazione e imprese private, Valentina Albano del Dipartimento Funzione Pubblica e Vitalba Paesano dell'Associazione Grey Panthers, che promuove lo sviluppo delle competenze digitali, in particolare nella fascia di popolazione anziana. Quali sono le iniziative e risultate finaliste? Le presentiamo in ordine alfabetico di progetto. Quindi la prima è il progetto Working Tech di Academy Rapido, il progetto Connessi in buona compagnia della Regione Toscana, Digital è uno dei due progetti ex aequo, questo condotto dalla Fondazione Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo a Torino. Il progetto In rete per le solitudini, il Digital Divide, condotto da Università Verde e Centro Antartide di Bologna con un numero molto grande di partner sul territorio, LV8 di Fondazione Vodafone Italia e Power Coders, è il secondo progetto ex aequo, condotto da FGS Social Innovation Onlus. Adesso io passerei direttamente la parola così passiamo alla presentazione dei progetti, ad Alessandro Palmieri, che è fondatore di Academy Rapido, e nella sua presentazione c'è un video in cui intervengono anche Francesca Di Falco, collega Head of Coaching di Academy Rapido, e Isabella Rossi, Senior Manager Europa di Inco Group. Mi sconnetto e vi passo la parola. Grazie mille Stefano. Grazie mille. Buon pomeriggio a tutti, è davvero un piacere essere qui. Io sono Alessandro Palmieri, sono il fondatore di Academy Rapido. Academy Rapido nasce con l'obiettivo di trasformare più giovani possibili
nei professionisti per la transizione digitale del paese. E lo facciamo in due modi, con una didattica innovativa basata sulle scienze comportamentali e con una piattaforma tecnologica che rende scalabile questa didattica. Vi lascio quindi, come anticipato da Stefano, un breve video in cui Francesca e Isabella vi raccontano come è andato il nostro ultimo progetto di formazione, appunto Working Tech. Vi condivido lo schermo e il video. Academy Rapid è una piattaforma che permette ai giovani di formarsi gratuitamente e di trovare lavoro nella digital economy, grazie a borse di studio sponsorizzate da aziende e istituzioni. I percorsi di Academy Rapido, oltre che gratuiti, sono svolti in modo davvero innovativo. Infatti sono flessibili, perché combinano esercitazioni svolte in autonomia su una piattaforma con diversi momenti di confronto dal vivo. Working Tech è un progetto europeo di Inco Group in collaborazione con Google.org. per promuovere l'accesso equo ed inclusivo alle carriere digitali. Abbiamo scelto Academy Rapido come partner italiano perché il loro track record dimostra che hanno a cuore il nostro stesso obiettivo. Inoltre la loro metodologia di formazione, che è molto innovativa, ci è subito sembrata efficace nel creare sia le hard che le soft skills che oggi sono indispensabili sul mondo del lavoro. Quali sono stati secondo te gli elementi di successo del percorso? L'accompagnamento della teoria alla pratica. I progetti che abbiamo dovuto completare ogni settimana con l'aiuto di un advisor tecnico che ci ha seguito, con cui abbiamo fatto delle call settimanali. Il lavoro di team è stato molto bello, sapere avere qualcuno su cui poter contare. In che modo ti senti trasformato come persona e come professionista? Questa esperienza mi ha regalato la fiducia in me stessa, sicuramente. La crescita con Academy Rapido a livello personale è stata quella di non porvi più limiti, nel senso che ho capito che alla fine tutto è possibile. Ho imparato come parlare con i colleghi e come fornire un feedback costruttivo. Che prospettive lavorative ti ha dato questo percorso? Ho avuto molti più colloqui e dovrei anche iniziare a un percorso lavorativo proprio nell'ambito del supporto tecnico informatico. Ovvero comunque sono riuscita a essere assunta, sono entrata in un'azienda. Ho ottenuto un posto in un'azienda, quindi grazie veramente ad Academy Rapido. C'è una frase o un episodio particolare che ti porti nel cuore alla fine di questo percorso? Credo che più che una frase ci sia una fase che io mi porto dentro dopo il percorso con Academy Rapido, ed è quella delle videochiamate sia con i coach sia con i talent manager. Poi, per non parlare dell'ultima call dove eravamo tutti con Giuseppe, lì lasciamo perdere, perché davvero... cioè... Si è creato un legame così bello che è stata una call sentita da tutti, infatti abbiamo tutti partecipato, c'è stato anche qualche piccolo momento di commozione, quindi questo è stato il momento migliore che mi porto con me. Perché mi hanno insegnato tanto, mi hanno insegnato proprio anche a chiedere aiuto quando non capivo e ad aiutare quando gli altri avevano bisogno d'aiuto, quindi per me è tutto importante, ogni meeting che ho fatto. Siamo davvero entusiasti dei risultati ottenuti con Academy Rapido ed abbiamo deciso di riconfermare ed ampliare la partnership anche su tutto il 2022. Come abbiamo visto, quindi con un metodo didattico innovativo e una tecnologia, una piattaforma che lo ha reso scalabile, è possibile fare formazione sulle competenze digitali in modo inclusivo ed efficace allo stesso tempo, su larga scala e costi estremamente ridotti. Grazie mille. Perfetto, grazie Alessandro, anche per il rispetto precisissimo del tempo. Allora,
per il progetto Connessi in Buona Compagnia. Passo la parola a Gianluca Vannuccini, che è direttore dei sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione, nonché responsabile della transizione digitale della Giunta regionale della Regione Toscana. Prego Gianluca. Buon pomeriggio Stefano, buon pomeriggio a tutti. Sono Gianluca Vannuccini e vi presento il progetto Connessi in Buona Compagnia. Questo progetto è un progetto fatto da Regione Toscana con ANCI Toscana e sindacati pensionati e è un'iniziativa di sistema fatta sul territorio regionale. È innanzitutto per noi un laboratorio dove abbiamo sperimentato un modo nuovo per diffondere competenze digitali, chiaramente partendo dal territorio, dalla presenza fisica, per poi andare nel mondo digitale e promuovere l'uso e supportare i cittadini nell'uso dei servizi pubblici digitali. È anche un progetto, perché è un'iniziativa che ha una visione di breve, medio e lungo termine, un framework di riferimento, e ha affrontato questa prima fase i cittadini over 65, quindi ci siamo focalizzati inizialmente sui cittadini over 65, che sono una fascia molto impattata dal digital divide, soprattutto in ambito, insomma, nel periodo della pandemia, per quanto riguarda i servizi pubblici digitali, per esempio di area sanità. E questo progetto ha unito più generazioni, quindi volontari e operatori di tutte le età, appunto anche tramite il sindacato pensionati e i vari operatori che operavano in questi centri di facilitazione digitale, appunto embrionali, che quindi poi hanno portato queste competenze, questo know-how sul territorio. Anche per noi è un modello, perché di fatto è un nuovo modo per fare rete fra diversi attori, tra gli stakeholder, le varie forze sociali del territorio. Pensiamo che possa essere un modello replicabile in altre regioni, in altri territori, e lo vediamo anche nella regione toscana stessa, che ci sono molte manifestazioni di interesse, di adesione da parte di altre associazioni di volontariato. Ma vediamo che cosa fa Connessi in Buona Compagnia, cioè di cosa ci occupiamo. Innanzitutto formazione e aiuto ai cittadini appunto over 65 sui servizi digitali pubblici e di livello nazionale, regionale e locale. C'è un basket di servizi su cui si dà supporto ai cittadini, che è molto dinamico e flessibile e che può essere via via esteso con nuovi servizi digitali, via via che ne vengono di nuovi, sia da livello nazionale che regionale, oppure per esempio se un comune o una utility di un territorio sviluppa una nuova app, un nuovo servizio per esempio per i rifiuti o per il trasporto pubblico locale, è possibile appunto estendere questo basket di servizi che vengono su cui si dà assistenza ai cittadini, e quindi diciamo è un paniere di offerta molto dinamico. Questo progetto coinvolge e connette diversi stakeholder. Siamo partiti da una rete che si chiama Botteghe della Salute, che è una rete che è nata in ambito sanità e sociale per quanto riguarda il supporto ai servizi di ambito sanitario alla popolazione, con un particolare focus sulle aree interne della regione, sui piccoli comuni e sulle aree magari che poi in ottica digital divide sono quelle chiaramente più impattate. E quindi questo progetto è molto importante, perché tramite questa rete che abbiamo fatto tra le Botteghe della Salute, i sindacati dei pensionati, altre associazioni di volontariato, i sindaci e le comunità locali tramite ANCI Toscana, abbiamo creato quindi un ecosistema di collaborazione per promuovere servizi digitali e competenze digitali, che è veramente molto potente e molto importante. Forte attenzione anche alle micro comunità locali, perché nei piccoli centri, soprattutto appunto lontani dai grandi centri abitati, è molto importante appunto l'attenzione alle micro comunità locali e all'assistenza appunto delle varie associazioni che operano su ogni singolo su ogni singola area urbana. Questo progetto ha dato molta importanza anche alla multicanalità, chiaramente, essendo il focus sugli over 65, quindi l'idea è stata quella di unire anche un call center dedicato per poter dare servizi sia a livello telefonico, quindi di primo impatto, sia ovviamente con la presenza fisica presso le Botteghe della Salute e presso questi centri di aiuto al digitale. Vediamo un po' di numeri. L'iniziativa ha visto coinvolti 59 comuni, come dicevo, con un focus particolare sulle aree interne, e 72 Botteghe della Salute e 5 mobili, con quindi dei furgoncini che riescono ad arrivare in zone un po' più lontane, in cui appunto i cittadini possono avere più bisogno.
E questo progetto ha coinvolto circa 150 fra operatori e volontari sino ad oggi e è partito a novembre 2021, non l'ho detto, e alcuni esempi di servizi sono i classici servizi digitali, quindi da Pago PA, SPID, servizi digitali da sanità, al trasporto pubblico locale, oppure ad app di livello nazionale o locale per i servizi locali. Questo progetto ha visto un coinvolgimento di circa, ormai siamo già a circa 10.000 accessi a punti di facilitazione. Abbiamo dato forte attenzione anche alla misurazione, quindi con delle survey, attualmente ce ne sono circa 1.000 riempite, sulla valutazione delle competenze digitali grazie a una collaborazione tra Politecnico Milano, Sant'Anna di Pisa, l'Università di Firenze e la Statistica Regionale. Quindi, e vado a concludere, diciamo, questo è per noi un luogo accogliente per la digitalizzazione e per promuovere nuove forme di diffusione di competenze digitali con un laboratorio che può essere pronto per essere scalato anche grazie al PNRR. Quindi rete, inclusione e ascolto e quindi insomma un nuovo modo di coniugare l'inclusione sociale, transizione digitale e le competenze digitali necessarie. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie Gianluca, vabbè, ma siete troppo precisi col tempo. Avevamo già previsto di fare cattivi, invece non ce n'è bisogno. Allora, per il progetto Digital, non so se lo si pronuncia così, passo la parola a William Revello, responsabile aree e sviluppo progetti della Fondazione Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo Torino. Buongiorno, grazie Stefano, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Io vi presento il progetto Digital, nella versione iniziata a fine del 2020, che ora nel 2022 parte in una nuova edizione che andrà a coinvolgere 1.000 famiglie a Torino. Digital, come dice il nome, è un progetto volto all'inclusione digitale. È rivolto a famiglie a basso reddito con figlio in età scolastica, residenti in alloggi di edilizia pubblica. È partito durante i mesi del lockdown, durante i mesi quelli della didattica a distanza, per dare una risposta diretta alle esigenze digitali attraverso il raggiungimento di tre obiettivi. Il primo, la disponibilità di una connessione domestica illimitata a banda larga. Il secondo, il possesso e l'utilizzo di un PC. Il terzo, l'acquisizione di competenze digitali di base. Abbiamo realizzato questo progetto perché convinti che questi tre ingredienti costituiscano la base per una piena cittadinanza digitale che consente alle famiglie di crescere e di perseguire più efficacemente i propri obiettivi di vita. La formazione era rivolta agli adulti della famiglia, era rivolta ai genitori, perché crescendo le proprie competenze fossero in grado di assistere meglio i propri figli negli adempimenti scolastici e, per esempio, nel collegamento alle lezioni online, le varie DAD o DD. Digital è un progetto integrato con il bonus statale Internet e PC del MISE. È un'integrazione che è avvenuta in tre modi. Informando i residenti delle case di edilizia pubblica in merito a questa misura, dandone quindi una maggiore diffusione, sostenendo il pagamento dei costi non coperti dal voucher statale e aggiungendo al bonus statale un corso di formazione per lo sviluppo di competenze digitali di base. Ecco, tutto questo per noi ha rappresentato un forte elemento di innovatività del progetto, cioè riuscire a contenere il non take up della misura pubblica, cioè quella quota che spesso è molto alta in Italia e in Europa di mancati percettori di una prestazione sociale sugli aventi diritto, a causa di una comunicazione non efficace, di procedure di accesso troppo complicate, di barriere economiche. E il bonus statale, vi assicuro, era di non facile accesso per famiglie con basse o nulle competenze digitali. Questi sono i numeri. Le famiglie che abbiamo raggiunto con la comunicazione sono state oltre 3.200 e quelle potenziali beneficiarie erano circa 1.500 su Torino. Abbiamo ricevuto 605 candidature e ammesso 218 famiglie per un totale di 446 minori. Lo scarto tra ammessi e domande ricevute è avvenuto principalmente per l'impossibilità di aderire alla misura nazionale di alcune molte famiglie a causa della presenza di un contratto di connessione presso la propria abitazione. Il corso era totalmente full digital a causa della pandemia ed è stato realizzato da un team interdisciplinare composto da tre figure professionali, da coach, formatori informatici, da educatori per l'ingaggio e per la facilitazione della partecipazione e da operatori di help desk a supporto tecnico da remoto.
ed è stato volto il corso al raggiungimento di apprendimenti concreti e pratici, come navigare su internet, saper utilizzare SPID, accedere al registro elettronico della scuola, ricercare un luogo su internet. Ecco, chiudo condividendo con voi quelle che per noi sono state le lezioni apprese, quelle che metteremo in pratica adesso nella nuova edizione che sta partendo. La prima è che le dotazioni, internet e PC, sono una condizione di base, necessaria ma non sufficiente per essere dei cittadini digitali. La sostenibilità della spesa nel tempo deve essere garantita alle famiglie a basso e bassissimo reddito sempre e non solo per un periodo limitato. Stiamo parlando di un diritto, di fatto, di un diritto alla connessione. Poi il supporto tecnico. Occorre un aiuto fruibile nel tempo, perché l'incapacità di superare talvolta quelli che sono dei minimi ostacoli non frena il desiderio a proseguire nella strada dell'apprendimento. Le competenze per apprendere come utilizzare in modo efficace le risorse della rete è necessario iniziare da ciò che serve nella quotidianità, dove l'utilità sia immediatamente percepibile. Ed è per questo che nella nuova edizione partiremo subito dallo smartphone e da un uso più consapevole dello smartphone. La prossimità, la formazione digital si è svolta online, come abbiamo detto, a causa della pandemia, ma per contrastare le disuguaglianze riteniamo che sia utile costruire dei luoghi prossimali nei quartieri, luoghi di alfabetizzazione digitale aperti a tutti, dove si possa ricevere un'assistenza personalizzata e formazione. E ne immaginiamo di aprirne almeno 20 nel prossimo anno su Torino. In quest'anno su Torino. E poi l'importanza della relazione. La relazione è l'ingrediente segreto della formazione, che necessita, soprattutto se online, di un mediatore che faciliti e presidi la qualità delle relazioni che si instaurano nel gruppo classe. E questi sono i partner che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. Fondazione Ufficio Pio, Team, che ha dato supporto per l'accesso al bonus Internet PC, l'Agenzia Territoriale per la Casa e questo gruppo raggruppamento tutti connessi di associazioni di Torino, composto da SIX, da Tecne, dal Museo Piemontese dell'Informatica e da Informatici Senza Frontiere. Grazie. Grazie mille, William. E passiamo al prossimo progetto, che si chiama In Rete per le Solitudini ed il Digital Divide, che viene presentato da Sara Branchini, Project Manager e Vicepresidente del Centro Antartide di Bologna. Prego Sara. Grazie, buon pomeriggio a tutte e tutti. In Rete per le Solitudini del Digital Divide è un progetto piccolino che si è svolto su un quartiere di Bologna e l'abbiamo promosso con la partnership dello SPICI GL di Bologna e di un centro sociale del territorio il 2 agosto, con il supporto del quartiere Porto Saragozza e del concorso di idee ICARE di Lepida e dell'azienda USL di Bologna. È un progetto che voleva lavorare a contrastare da una parte il digital divide degli over 65 e dall'altra aveva anche l'ambizione di porsi come azione di contrasto alle solitudini che erano andate e sono insomma andate acuendosi nel corso della pandemia. Ed è quindi principalmente un progetto di comunità. Infatti si svolge su tre assi. Il primo è quello di quello che era un corso di alfabetizzazione digitale per gli over 65, che poi si è trasformato durante lo scorso anno in un momento abituale di incontro. Il corso si chiamava Digitale Salutare, si è evoluto anche a partire proprio dal monitoraggio delle esigenze dei partecipanti in questi gruppi di pratica digitale, dove ciascuno con il suo smartphone, in gruppetti piccoli con dei tutor giovani, si lavorava a esercitarsi su alcune funzioni di base degli smartphone. Le altre due azioni prevedevano un'attività di presidio della sala d'attesa della Casa della Salute del quartiere con dei piccoli momenti informali di sempre formazione digitale ma anche indirizzamento verso questi gruppi che si riunivano abitualmente e anche un'azione che ha coinvolto gli esercizi commerciali di prossimità e i medici di medicina generale, lavorando quindi proprio con una rete abbastanza stretta sul territorio per raggiungere le persone. Abbiamo pensato, visto anche i tanti partner coinvolti, che più che far sentire la mia e la nostra voce fosse interessante farvi sentire quelle dei partecipanti ai progetti, quindi procedo a condividere
questo breve video. I figli più o meno sbuffando, più o meno rimpallandosi, ma pensaci tu alla mamma. Mi aiutavano i miei nipoti, specialmente quella di 23 anni, un po' i figli, uno con pazienza e l'altra con meno. Per fortuna ho trovato voi. Poi c'erano i cartelli e le voci così, che si doveva imparare qualcosa, si poteva imparare qualcosa. Con la mia giovane età, dico il telefono, giusto per la telefonata, poi andava già grasso a sapere usare lo WhatsApp e basta. Invece facendo questo corso mi sono lanciata in altre... con altre possibilità, tipo, non so, anche soltanto WhatsApp, mandare delle fotografie e poi, molto più seriamente, prenotazione di libri in biblioteca. Utilizzo anche l'app del trasporto urbano. Comunque, dal mio punto di vista, è stato altamente formativo, soprattutto come terminologia, hai capito? Io ritengo che sia tutto utile, perché un passettino avanti lo fai sempre. Poi è chiaro, su cuore come me, ma c'è anche persone che hanno appreso molto di più. Sono grata a chi mi ha dato, più che altro mi ha dato molta sicurezza, insomma, spiegandomi le cose con una certa calma, ripetendo ancora, trovandomi con dei gruppi di anziani che avevano più o meno le mie difficoltà. Poi anche quando abbiamo cominciato a fare i gruppi è stato importante, perché almeno io mi sono sentita molto curata appena eravamo nel nostro gruppetto in difficoltà, qualcuno di voi con pazienza ci ha estradate. Invece con l'aiuto degli altri, che uno lo sapeva già fare. Anche perché ho capito che a un certo punto c'è una freccia che posso tornare indietro e quindi insomma non succede, non mi scoppia il cellulare in mano, ecco. E io l'altro giorno che volevo mandare lo screenshot, che l'avevo imparato così bene, non mi veniva, dico aspetta che, siccome me l'ero scritta, dico aspetta che vado a vedere cosa mi sono dimenticata. Poi è venuto fuori lo speed, che è ovviamente qualche cosa che per noi anziani ci ha mandato un pochino in tilt. Che devi sempre un passo avanti, un passo avanti, un passo avanti. Allora, tutto questo tipo con le scatole cinesi, che devi aprire la grande, la piccola, allora intanto passi il tempo e la speed se ne va, insomma, è il fascicolo delle domani. Lo speed lo uso per il fascicolo elettronico e l'ho trovato comodissimo. Forse non è proprio il giro ortodosso quello che faccio, ma ci arrivo. Grazie, io ho già concluso, queste erano le voci di 4 degli oltre 50 partecipanti che sono stati con noi durante oltre 6 mesi lo scorso anno. Grazie mille. Perfetto, grazie mille Sara. E passo la parola a questo punto per il progetto L-Vuoto, che come vedrete è un'altra cosa ancora. Devo dire che guardando adesso in fila queste presentazioni sono molto soddisfatto dei progetti che abbiamo selezionato. E Adriana Versino, consigliere delegato di Fondazione Vodafone Italia. Versino, non lo so. Prego Adriana. Buongiorno a tutti, Versino, piacere. Eccomi qua, sono consigliere delegato alla Fondazione Vodafone. Vi presento L-Vuoto, il progetto che abbiamo sviluppato per appunto sviluppare competenze digitali di base su ragazzi. Allora, eccoci qua. È un learning game per ottenere competenze certificate digitali di base in 8 livelli. Siamo partiti da un contesto, immaginandoci proprio i dati italiani, più di 2 milioni e 400 mila ragazzi che sono a condizioni di non studiare, non lavorare, NEET, 1 su 4 nella loro fascia di età. Stiamo parlando di 1,5% del PIL perso, secondo l'OCSE. Dall'altra parte, guardando il lato aziende, soltanto il 42% degli italiani adulti ha competenze digitali di base rispetto a un 58% di media, e ogni anno ci sono questi 135.000 posti di lavoro che rimangono vacanti per competenze digitali. Abbiamo quindi pensato di metterci a rete con anche altri partner e capire bene
che cosa sono questi ragazzi. Quindi abbiamo fatto un'analisi attenta del target, passano 10 ore al giorno sul telefono, lo prendono in mano 80 volte, sono iperconnessi, come lo passano il tempo, soprattutto a musica, video, ma anche social e gaming. E quindi ci siamo detti, utilizziamo il gaming come strumento per avvicinarci a loro. E con 20 ragazzi a Torino abbiamo cominciato a lavorare a fine agosto del 2020 e ci hanno accompagnato fino a febbraio-marzo del 21 nello sviluppare questo gioco edugame proprio su mobile, perché tutti hanno un cellulare, magari non tutti hanno invece disponibilità di avere un PC, e abbiamo gamificato tutti i percorsi, sia quelli di assessment che quelli di apprendimento. E però nel corso di questi giochi, loro di questo percorso che fanno possono ottenere degli open badge, cioè delle certificazioni su blockchain che sono univoche, e abbiamo collegato le competenze che apprendono giocando col framework europeo del DigiComp. Abbiamo unito un chatbot, quindi laddove il ragazzo poteva avere difficoltà l'abbiamo automatizzato per poterlo scalare il più possibile, rendere applicabile e adottabile da anche altre associazioni sul territorio, e abbiamo costituito una community su Instagram proprio perché stanno sui social. Adesso un breve video che vi mostra anche qualche screenshot. Sono i dati di cui vi parlavo prima. Sono due storie che i ragazzi possono scegliere: aprire un birrificio o un app di meeting, e nel farlo appunto apprendono queste competenze ottenendo open badge. Che cosa imparano? La suite di Google, WordPress, Canva, promuovere, e come lo imparano? In parte con dei quiz, però poi abbiamo pensato che erano un po' noiosi e quindi abbiamo introdotto delle video storie interattive, delle missioni, un po' di players versus players e dei tornei proprio per ottenere l'open badge. Questo è il nostro chatbot, L3W8 che gli dà una mano, e la community su Instagram, dove ogni tanto lanciamo anche delle domande proprio per ingaggiarli anche su social. Alla fine arrivano in questo livello ottavo, dove trovano sia degli assessment ancora gamificati, come vedete in questo caso, e tante offerte di tanti partner, alcuni in realtà sono anche presenti oggi, con cui stiamo collaborando per arricchire l'offerta, quindi inserirci in un ecosistema e aiutare a portarli avanti nello sviluppare competenze digitali. Quindi questo brevemente cosa prendono nei 7 livelli. Come vedete, la suite di Google, come ci siamo detti, Canva per fare loghi e piccole presentazioni, promuovere il loro sito con i social, Facebook, Instagram e un po' di SEO, farlo un sito della loro attività su WordPress, un foglio di calcolo per fare un budget, presentazioni, un po' di coding e promuoversi anche su LinkedIn. Questi sono gli open badge a livello 3, 5, 7, evidentemente a un livello crescente di difficoltà facendo le missioni. A questo punto atterrano nel livello 8. Trovano due assessment, in particolare Future Job Finder, già sviluppato da Vodafone negli anni passati, e NACAP, sempre basato sul gioco, e ci siamo appunto inseriti in questo contesto con grandi partner che già offrono dei corsi gratuiti per sviluppare competenze digitali, quindi da qua Binario F, Fondazione Cariplo, Generation di McKinsey, Crescere in Digitale, che è l'attività di Ampal, che hanno sviluppato anche con Google, quindi c'è una porta d'accesso anche da noi, e gli altri corsi di Google, e poi andiamo sul territorio anche con l'aiuto di associazioni, quindi non soltanto digitale, ma una distribuzione che è anche fisica, grazie al supporto di Junior Achievement, e adesso un grosso progetto con ActionAid che sarà live nei prossimi mesi. Cosa abbiamo fatto dall'inizio? Più di 8.000 ragazzi hanno iniziato a giocare, 1.800 open badge rilasciati, un ottimo giudizio di gradimento dei ragazzi, e nel 93% dei casi i ragazzi ci dice che vogliono continuare ad approfondire le competenze digitali. Adesso tocca a voi, scaricate, giocate e si impara. Grazie. Grazie Adriana. Posso testimoniare che il gioco alle biotte è fatto proprio bene. Io mi sono iscritto abbastanza all'inizio, ogni tanto sono martellanti come tutti i giochi, per cui io lo faccio una volta ogni tanto, però è sempre interessante. Complimenti. Grazie. Per ultimo, last but not least, il progetto Power Coders, che ci viene presentato da Francesco Ecclesie, Project Manager di Power Coders Italia presso
FGS Social Innovation Onlus. Prego Francesco. Buon pomeriggio a tutti, grazie mille, è un piacere essere qui. Condivido le slide. Dovrebbero essere questa. Perfetto. Allora, mi presento, sono Francesco Ecclesi, il project manager di Power Coders Italia. Power Coders è un progetto che nasce come una coding academy con l'obiettivo di creare delle figure digital, le figure digital che mancano soprattutto in Italia, andando a ridurre il gap digitale e cercando di eliminare l'esclusione sociale che c'è soprattutto in soggetti fragili come possono essere migranti e rifugiati. Vorrei iniziare la presentazione tramite l'esperienza di Asem, che è uno dei nostri ragazzi, uno dei ragazzi che ha fatto il corso durante la prima edizione a Torino, quindi avvio il video e sentiamo l'esperienza di Asem. My name is Asm Al-Khabani. I'm from Syria, and this is my last year in the 20s. At the time that I arrived here in Italy, everything has changed. I have more opportunities. There is a gap in my life that happened since 2010. Turin, I had to change the project. The people who were responsible about me were Sprar, and in this project there was someone who told me that there is this project that is called Power Coders. I was thinking about the Power Coders project. It will solve my problem in which dedicating a lot of time to studying at the university and then after studying looking for a job. So Power Coders gave me this chance, this opportunity. I'm working in a company that's called Obey. It's a consultant company, and it provides services and solution in the IT sector. Here comes the Power Coders. Even if you don't have the knowledge, the coding, you just have to have this desire, this mindset, the willing to learn, just the willing to step out of the comfort zone and try new stuff, try new things, learning new stuff that you might like and you might not like, but just try. You have to try, that's all. Quindi il progetto Power Coders nasce in questo scenario, in una situazione del mondo del lavoro dove sappiamo tutti che insomma dove si andrà sempre più a cercare questa tipologia di figure, gli sviluppatori, i coder, i developer. In questo momento ci sono 135.000 posizioni di lavoro mancanti nel settore IT in Italia. Quindi Power Coders nasce per questo, nasce per andare a colmare queste figure riducendo l'esclusione sociale, quindi cercando di integrare soggetti fragili come possono essere migranti e rifugiati e cercando di andare ad eliminare il divario digitale che c'è, quindi andando a sfruttare quelle che sono le potenziali risorse che in questo momento non sono sfruttate, perché abbiamo tantissime persone preparate che hanno conoscenze sul digitale che non vengono utilizzate, non vengono inserite nel mondo del lavoro. Quindi la nostra mission è integrare nella società soggetti fragili e ridurre il gap digitale in Italia attraverso la formazione di competenze digitali ricercate nel mercato attuale per agevolare un inserimento lavorativo. Come lo facciamo? Il formato del corso è un formato bootcamp, noi lavoriamo, è un corso di formazione intensivo di coding, sono delle strutture che permettono agli studenti di lavorare praticamente in full time tutto il giorno, cercando di apprendere tutte le skill tecniche di cui hanno bisogno per poi cominciare un tirocinio aziendale. Noi insegniamo principalmente web development, quindi la possibilità di apprendere tecnologie diciamo più avanzate, come possono essere linguaggi di back-end, linguaggi di front-end per lo sviluppo di applicativi web e mobile.
Subito dopo il corso c'è, si, tra, sempre tramite Power Coders abbiamo la possibilità di collegare queste figure alle aziende, di farli, comunque di inserirli e farli cominciare il tirocinio, cercando di matchare le esigenze delle aziende con quelle che sono, con quella che è la formazione fatta per gli studenti. In questo momento siamo in abbiamo 6 città attive, siamo in 3 paesi diversi, siamo in Italia, in Svizzera e in Spagna. Stiamo, grazie al MOU che abbiamo stipulato con UNHCR, stiamo cercando di sviluppare il progetto in tutta l'Europa. Abbiamo più di 200 diplomati e oltre il 60% dei partecipanti alla fine riesce a trovare un lavoro a tempo pieno grazie alle oltre 100 aziende che aderiscono al progetto. Inoltre è molto bello avere il feedback dei partecipanti perché ci permette di capire che oltre il 90% degli studenti vivono il corso e dichiarano di aver cambiato le loro vite alla fine del corso e di aver migliorato la loro salute mentale dopo comunque tutte le loro esperienze pregresse. Qui ci sono delle storie di successo, abbiamo Suad che adesso lavora in Arduino, Nur che adesso lavora in Togometrics, Wenzan che lavora in New Experience e Asem, il ragazzo del video che adesso lavora in eBay. Due parole importantissime va ai nostri founder, a chi ci ha sostenuto dall'inizio nell'avvio del progetto, Reale Foundation, Fondazione Italiana Accenture, Lenovo per la donazione del computer e dei computer e UNHCR che ci ha sostenuto e ci sta sostenendo per lo sviluppo del progetto in tutta Europa. Vi lascio con le parole di Gando che dice che si ricorderà per tutta la vita di Power Coders, che gli ha cambiato la vita e ci ringrazierà per sempre. Grazie a tutti, grazie per averci invitato qui, grazie a tutti. Perfetto, grazie mille Francesco e niente, allora grazie a tutti per le vostre presentazioni che mi sembra dimostrino come l'inclusione digitale sia un problema che non riguarda solo, come spesso si pensa, appunto gli anziani perché poco conoscono queste tecnologie, ma in modi diversi riguarda un tema che riguarda tutti. Quindi bene che ci siano azioni, interventi, progetti che coinvolgono categorie molto diverse di utenti. Con questo passo la parola direi a Isabella Bruni, coordinatrice Perfetto. Della categoria digitale contro il divario di genere, e avremo 5 iniziative da presentare. Prego Isabella. Benissimo, buonasera a tutti e tutte, vado a condividere il mio schermo e la mia presentazione, così vi introduco diciamo a quello che è stato il lavoro fatto all'interno della nostra categoria dedicata al divario di genere. Come potete vedere si tratta di una categoria che ha ricevuto un numero leggermente più basso di candidature, 14, e di queste 12 sono state ammesse, anche se avrete modo di scoprire nel pomeriggio che molte di queste iniziative sono iniziative di lunghissima data e che quindi hanno coinvolto veramente un numero molto ampio di persone e in particolare di donne, di studentesse, di diversi ordini di scuola fino ad arrivare all'università. Come abbiamo detto, le giurie, quindi insomma, sono state abbastanza numerose, avevamo 6 componenti all'interno della nostra giuria e dovendoci confrontare con 12 progetti abbiamo avuto un lavoro abbastanza semplificato perché ciascuna terna di giurati ha valutato 6 progetti. Anch'io ho partecipato a questo lavoro, quindi alla fine in questa categoria ogni iniziativa è stata valutata ben da 4 giurati. Volevo spendere qualche parola sulle iniziative che non sono state selezionate, giusto per darvi un po' l'idea di quelli che sono gli ambiti in cui si muovevano. C'era un progetto un pochino particolare, in realtà ancora in una fase pilota, proprio di alfabetizzazione digitale all'interno dei centri antiviolenza, quindi un contesto molto particolare in cui il digitale veniva vista come una possibile leva dell'empowerment, e speriamo insomma di risentirne parlare anche in futuro, visto che si trattava appunto solo di una prima embrionale iniziativa. C'erano poi diverse iniziative che invece riguardavano percorsi di upskilling, reskilling, quindi dedicate al mondo delle donne all'interno dell'ambito del lavoro e con
gradazioni diverse, nel senso che alcuni dei percorsi erano rivolti genericamente alle donne, quindi vedevano nelle conoscenza maggiore delle tecnologie una possibilità di tornare a essere impiegate ad avere un'occupazione o anche di miglioramento organizzativo all'interno del mondo del lavoro, mentre alcuni percorsi si rivolgevano più in particolare già a coloro che sono imprenditrici, quindi che rivestono determinate posizioni all'interno delle organizzazioni per portare l'innovazione digitale nei propri ambienti di lavoro. Il terzo macro settore delle iniziative che si sono candidate sulla categoria digitale contro il divario di genere è quello che guarda più in generale alla diffusione della cultura delle STEM, e quindi abbiamo avuto diverse iniziative anche proprio a carattere di diffusione, a carattere culturale, eventi online, webinar, hackathon, data challenge, no? E tutte queste iniziative che hanno effettivamente molto a che fare con poi la capacità di programmare, la capacità di conoscere tutte quelle che sono le nuove tecnologie e anche gli ambiti emergenti. Hanno collaborato alla giuria di questa categoria sei persone, le voglio nominare tutte perché effettivamente è stato anche un lavoro molto stimolante, per quanto svolto sia in asincrono, ma anche gli incontri comunque sono stati di vero confronto. Quindi abbiamo Cinzia Poglio di Cittadinanza Attiva Ollus, Elvira Zollerano di Forum PA, Flavia Marzano, che fra le altre cose è stata former president dell'Associazione Stati Generali dell'Innovazione e anche fondatrice del gruppo Wister, Paola Verardi dell'Università della Sapienza e la collega Tiziana Catarci, Ulisse Fabiani del Ministero dell'Istruzione. Vado ora a mostrarvi l'elenco delle cinque iniziative finaliste. Vedrete che, lo scoprirete anche diciamo dal racconto più dettagliato che ci faranno i diversi promotori di queste iniziative, si tratta sempre di iniziative che riguardano proprio la formazione delle studentesse all'ambito delle materie STEM. Quindi sono tutte iniziative che sono pensate per affrontare uno dei problemi diciamo più conosciuti e più noti sul tema delle competenze digitali nel nostro paese. Quindi l'esistenza di un divario di genere che comincia effettivamente fin dai primi anni e che poi si rispecchia nelle scelte che le giovani studentesse fanno sia a livello di scuola superiore sia poi a livello di percorsi universitari. Quindi una sorta di diffidenza, una sorta di diciamo resistenza culturale che probabilmente anzi viene più dalla società che dalle ragazze stesse verso tutte quelle materie che invece appartengono al mondo della matematica, dell'ingegneria, insomma delle scienze in termini lato. Molte di queste iniziative sono anche iniziative che hanno una longevità, che quindi insomma in qualche modo si vanno avanti da diversi anni, che quindi hanno partenariati molto interessanti, anche se non mancano invece iniziative che sono cominciate effettivamente da poco. Immagino che anche per il voto popolare sarà una sfida abbastanza difficile, lo dico perché nella nostra valutazione tutte queste iniziative superavano i 40 punti su 60, diciamo c'era quasi un po' uno stacco rispetto alle altre iniziative appartenenti alla stessa categoria, proprio perché si evidenziano diversi elementi di grandissima qualità. Io comunque mi fermo qui per adesso, perché credo che sia giusto lasciare la parola diciamo a coloro che sono i veri protagonisti di queste iniziative, che le hanno create e che tuttora gli danno anche la possibilità di andare avanti. La prima iniziativa che presentiamo oggi è Coding Girls della Fondazione Mondo Digitale. Abbiamo un video che vi mostreremo, vi condivideremo, quindi non abbiamo un intervento in sincrono, ma abbiamo un video che ci presenta l'iniziativa per esteso. Chiedo alla regia. La
Fondazione Mondo Digitale presenta l'associazione Codingers, che ha l'obiettivo di avvicinare allo studio e alle professioni nel settore della scienza e della tecnologia quante più studentesse in tutta Italia. Un settore che offre ancora moltissimi posti di lavoro qualificati e ben remunerati, a cui le giovani donne devono ambire. Lo facciamo facendo sperimentare alle giovani studentesse l'uso creativo delle nuove tecnologie, anche attraverso il coding, ma non solo. Non c'è metodo più efficace per abbattere le barriere interne delle giovani donne che portare casi di successo nelle scuole di tutta Italia. Contiamo anche sulle istituzioni, contiamo sulle grandi aziende che hanno bisogno di intelligenza al femminile. Ho iniziato 2 anni fa, grazie alla Fondazione Mondo Digitale e alle loro Summer School, a capire cosa fosse bene il coding e loro mi hanno istruito per diventare una coach, che è quello che sono ora. Infatti io adesso insegno che cos'è il coding a ragazze delle medie e delle superiori, attraverso dei gruppi che noi chiamiamo Coding Girls Club. Ci riproponiamo di aprire un coding club in ogni scuola italiana che saremo capaci di raggiungere. Summer School dedicate alle giovani donne, ma anche una coding academy, proprio per mettere a disposizione delle scuole programmi di alternanza scuola-lavoro e programmi di allenamento più intensivo per chi volesse intraprendere una professione nel settore dell'ICT. Credo che Coding Girls sia un'iniziativa fantastica. Io credevo che l'informatica su tutto era per i ragazzi. Me l'aspettavo più tipo roba da super cervelloni. Una ragazza può tranquillamente programmare. È una cosa che gioca molto sull'intelligenza, sul sapere della matematica, le abilità che possono avere tutti in generale, indipendentemente dal sesso. Mi sono messa alla prova sia nel personale sia come squadra. Mi sembra interessante perché è una delle cose che non facciamo a scuola. Il coding può essere un altro modo per dare voce alle donne. Il mondo digitale è un'opportunità per tutti. Obiettivo ultimo della Fondazione Mondo Digitale attraverso l'associazione Coding Girls è abbattere il divario di genere nel mondo del lavoro. Perché un paese non può crescere senza l'intelligenza e l'impegno delle proprie donne. Bene, penso che il video abbia illustrato il progetto anche dando voce a quelle che ne sono poi le destinatarie. È sicuramente molto bello poter condividere anche il loro punto di vista attraverso le loro parole e i loro sguardi. Do adesso la parola al secondo progetto, Girls Code It Better, presentato dalla Officina Futuro Fondazione MAV. Abbiamo con noi come relatrice Costanza Turrini, che è l'ideatrice di questo progetto, nonché la project manager. Grazie, grazie. Sono molto contenta di essere qui e sono molto contenta di partecipare in questo momento e presentare il nostro progetto. Condivido lo schermo. Credo che lo vediate, giusto? Vediamo, confermo. Perfetto. Sì, sono Costanza Turrini, ideatrice del progetto Girls Code It Better, club di creatività digitale e imprenditorialità per ragazze delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Comincio subito a dire che Girls Code It Better non è un corso di coding, perché generalmente questo è quello che ci dicono. È un club nel quale noi alleniamo le competenze necessarie per il futuro, soprattutto per lo sviluppo personale e successivamente professionale. E i pilastri del nostro progetto sono le ragazze al centro del processo di apprendimento, affrontare problemi reali e compiti autentici, il lavoro sempre in piccolo gruppo, la progettazione collaborativa, la riflessione condivisa e la tecnologia come mezzo creativo e non come fine. Per questo vi ho detto prima, non è un corso di coding. Noi alleniamo le competenze attraverso questi pilastri.
E quindi abbiamo un percorso creativo nel quale le ragazze sviluppano il loro lavoro, il loro percorso, che si sviluppa attraverso queste fasi. Il primo è il tema che noi diamo alle ragazze insieme alla scuola ed è il problema, il compito autentico, quindi la sfida che le ragazze sono chiamate ad affrontare. E come lo affrontano con la fase successiva, cioè con l'ideazione. Le ragazze in questa fase riflettono a piccolo gruppo per creare quella che sarà la mappa di ideazione. C'è poi la fase di progettazione, che sempre in gruppo si definiscono i tempi, le azioni, le risorse disponibili o quelle delle quali avremo bisogno, quindi dovremo impossessarcene, e le responsabilità di ogni parte del lavoro. C'è poi la fase di realizzazione, quindi il prodotto prende vita con il coding, la stampa 3D, l'elettronica, la realtà virtuale e aumentata e il web development. L'ultima fase, quella della presentazione, la fase di chiusura del percorso, è una fase dove si sviluppa anche la competenza di saper comunicare efficacemente, perché narrare il percorso, le proprie scelte, i propri apprendimenti, fa sì che le ragazze riescano meglio a concretizzare il percorso che hanno fatto. Ma dopo che vi ho detto queste cose, cos'è, come è composto un club? Che cos'è un club? Un club è composto da 20 ragazze delle scuole secondarie, come ho detto, di primo e secondo grado, 20 ragazze sorteggiate tra tutte le ragazze che si candidano in ogni scuola. È composto da due coach in compresenza, e sono un insegnante della scuola, quello che noi chiamiamo il coach docente, e un maker, una figura tecnica creativa, quello che noi chiamiamo il coach maker. C'è poi un tutor, che è un esperto di Girls Coded Better, che supporta i coach in tutto il percorso che vi ho mostrato prima, e li aiuta anche nell'individuare delle strategie di risoluzione quando magari il club si trova in un momento di impasse. Ci sono 10 ore di formazione formatori, il coach docente e il coach maker insieme fanno questa formazione sul metodo per problemi e progetti, quel metodo sostenuto dai pilastri che vi ho indicato prima, per poi iniziare questi club che sono fatti, composti da 45 ore nelle scuole secondarie di primo grado e 35 ore nelle scuole secondarie di secondo grado. In questo caso vengono riconosciuti come PCTO, quindi riusciamo a creare questo percorso che è estremamente coerente col mondo del lavoro, ma estremamente coerente anche con la scuola, e quindi per le scuole superiori è riconosciuto come un PCTO. Abbiamo 8 anni di esperienza, perché il progetto Girls Coded Better è nato nel 2014, e nel 2014 le scuole erano 10, 5 in Emilia Romagna e 5 in Lombardia, ed erano tutte scuole secondarie di primo grado. Nel 2019 i club erano già 50 e quindi si erano aggiunte le scuole le secondarie di secondo grado. Nel 2020 abbiamo dovuto, forse come tutti, ricalibrare i club online, e abbiamo visto che il metodo regge, quindi i pilastri che noi abbiamo come base del progetto reggono anche in un contesto mutato come quello della didattica a distanza. Le ragazze hanno continuato i loro percorsi. Nel 2021, quindi quest'anno, i club sono 80, sono sia in presenza sia online, coinvolgono le scuole secondarie di primo e secondo grado, e abbiamo cominciato a fare dei club extra scuola, che vuol dire interscuola, ci sono scuole diverse che collaborano insieme all'interno di spazi messi a disposizione da aziende o dai comuni. Nel 2022, il prossimo anno scolastico, l'obiettivo è fare 150 club in tutta Italia, e quindi sempre club gratuiti, ma non più solo in 13 regioni come siamo adesso, ma in tutta Italia. Come riusciamo a fare questa cosa?
perché abbiamo creato una rete concreta, perché il problema del digital gender gap è un problema estremamente complesso, il problema della mancanza delle donne del mondo del lavoro è altrettanto complesso. Per poter risolvere questo problema è assolutamente necessario lavorare insieme e trovare una soluzione, poter affrontare una soluzione tutti insieme. Quindi noi collaboriamo con aziende che sostengono il progetto e sostengono le scuole, noi che siamo una fondazione, e anche istituzioni, siamo sostenute dai territori e dalle scuole per poter rendere questo progetto scalabile, fattibile e concreto. Vorrei, se possibile, farvi vedere un video. Siamo già un po' fuori dal tempo massimo. Grazie mille Costanza per la tua presentazione e anche per l'affondo sulla vostra metodologia, quindi sui coach, il coinvolgimento degli insegnanti, insomma l'idea del club pomeridiano sicuramente è davvero interessante. Grazie. Grazie ancora. Andiamo al prossimo progetto, Pink Camp, le ragazze contano. Si tratta di un progetto che è presentato dall'Università degli Studi dell'Aquila. Abbiamo due relatrici, Laura Tarantino e Antinisca Di Marco, a cui cedo volentieri la parola. Grazie, grazie. Ecco, siete anche insieme, quindi. Facciamo vedere un attimo, sì. Poi ci rimettiamo la mascherina per ovvi motivi. Allora, condivido subito lo schermo. Sì, vi ricordo che avete 5 minuti a disposizione. Sì. Prego. Grazie. Allora, il Pink Camp parte da alcune considerazioni. Viviamo in un mondo ormai digitalizzato, fortemente caratterizzato da applicazioni tecnologiche basate su informatica, ingegneria dell'informazione e la matematica. Producendo innovazione oggi, di fatto si disegna il mondo con impatto nei settori più disparati della società. Le ragazze di oggi non possono e non devono poter perdere questa occasione, l'occasione di disegnare il mondo del futuro. Vogliamo dare loro la possibilità di toccare con mano quanto le discipline STEM legate al mondo digitale possono fungere da strumento di potenziamento delle loro idee, dei loro progetti anche quotidiani, dei loro interessi e delle loro passioni. E sperimentare quanto questo possa essere divertente e creativo al di là di ogni stereotipo sociale, culturale, di linguaggio e di ogni pregiudizio sulle carriere adatte alle ragazze. Lo facciamo sperimentando un nuovo modo di trasmettere conoscenza per far appassionare le donne del futuro a discipline che ad oggi non sono certo la prima scelta delle ragazze che si iscrivono all'università. Vediamo come, attraverso un filmato. Il Pink Camp è un campo estivo intensivo gratuito di 2 settimane per ragazze che desiderano scoprire ed esplorare con creatività l'informatica, l'ingegneria dell'informazione e la matematica in un contesto dinamico caratterizzato da socializzazione e lavoro di squadra. È rivolto a ragazze di terza e quarta superiore di tutte le scuole sul territorio nazionale, con possibilità di residenza per le ragazze che provengono da comuni distanti. Il Pink Camp non si ferma neanche in pandemia, quando le ragazze non possono venire al camp e il Pink Camp ad andare da loro, non solo con la didattica a distanza ma anche portando i laboratori nelle loro case. Ma cos'è il Pink Camp? Dal 2018 il Pink Camp ha incontro con la progettazione, la programmazione e le STEM digitali. Attraverso l'esplorazione di piattaforme tecnologiche di riferimento. Droni. Robot. Siti web. Biomatematica. Lezioni teoriche tenute da docenti universitari.
laboratori tematici con tutor dedicati in cui le ragazze in team traducono le competenze acquisite in progetti liberamente concepiti per dare forma alla loro creatività. E anche incontri con professioniste che condividono le loro esperienze e su temi legati all'empowerment femminile e ai diritti delle donne. È la scoperta delle donne scienziate. È un annuario in cui le ragazze stesse raccontano la loro esperienza. È un contest finale. Come esplicato dalla mia compagna Ilaria, una delle funzioni e ciò che ci ha spronato alla creazione del sito web. Il miglior progetto per ogni tecnologia è selezionato e premiato da una giuria di qualità. Parlare del ruolo delle ragazze e della matematica, secondo me è una questione veramente fondamentale, importantissima. Io sono veramente ormai affezionata al Pink Camp, ci sono stata alla sua prima edizione e poi ho continuato a seguirlo ogni volta, incluso durante il periodo del lockdown. E per me è una manifestazione molto bella, una manifestazione molto importante perché allo stesso tempo mette insieme una didattica intelligente con l'ispirazione, con l'entusiasmo dei ragazzi. Ci hanno sempre detto che il rosa è un colore da femmina. Il Pink Camp è ormai una struttura permanente del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica dell'Università dell'Aquila. L'edizione del 2022, almeno per la parte di lezioni e laboratori, si terrà dal 20 giugno al 1 luglio. Nella seconda metà di marzo uscirà il bando per la selezione delle 40-50 ragazze che parteciperanno al Pink Camp. A questi link si possono trovare tante altre informazioni e seguendo questo QR code si arriva a una pagina dove si può manifestare una dichiarazione di interesse fornendo il proprio indirizzo email e si riceveranno tutte le news aggiornate sulla prossima edizione. Vi ringraziamo per l'attenzione. Io vi ringrazio perché siete state veramente nei tempi al secondo e il progetto è veramente interessante, anche la metodologia della Summer School, l'esperienza residenziale, immaginiamo che possa essere davvero significativa per le ragazze coinvolte. E vi invito anche io a visitare il sito internet dell'iniziativa perché c'è veramente tantissima documentazione. E quindi insomma ci tengo a complimentarvi con voi anche per questo lavoro di disseminazione insomma dei risultati. Grazie veramente. Passiamo al quarto progetto per la categoria di vario di genere, è il progetto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, Ragazze Digitali, che ci viene oggi presentato dalla professoressa Claudia Canali. Grazie, grazie mille, buon pomeriggio a tutti, spero che mi sentiate. Adesso sì, vi confermo. Condivido lo schermo. E vediamo anche la presentazione. Perfetto, allora parto, visto i pochi minuti, a disposizione a parlare di questo progetto che mi fa molto piacere di essere qui a presentare. È un progetto che nasce nel 2014 da un'idea ed una collaborazione tra l'Università di Modena e Reggio Emilia, in particolare il gruppo del professor Michele Colaianni, e un'associazione di donne sul territorio, European Women's Management Development. A questi si unisce dal 2018 l'Università di Bologna con il suo campus di Cesena. E quindi il camp, il progetto, viene replicato oltre che a Modena, diciamo dove è nato, nella sede principale, a Reggio Emilia e a Cesena. Ma noi siamo gli organizzatori. Chi sono le protagoniste? Le protagoniste sono senz'altro loro, quelle che vedete al centro, quelle che vedete nella foto, che sono le ragazze che hanno partecipato alla prima edizione del progetto. Che cos'è però l'attività? In cosa consiste questo progetto? Fondamentalmente è un summer camp dedicato a studentesse del terzo e quarto anno delle scuole superiori, quindi 16-18 anni di qualunque scuola superiore, senza requisiti di ingresso. Tutti gli anni abbiamo la maggioranza delle ragazze che non hanno mai visto nulla di informatica nel loro percorso scolastico o di vita.
L'approccio è basato su un'attività pratica, imparare facendo, e sul lavoro di gruppo. E le ragazze durante questo summer camp vengono esposte a testimonianze di imprenditrici ed esperte come modelli di ruolo femminili per scardinare gli stereotipi che imperano nel nostro settore dell'informatica. Ecco, voglio sottolineare due elementi, o meglio insieme, quelli che insieme fanno un elemento di unicità di questa attività rispetto ad altre attività simili che vengono portate avanti. La lunga durata. Si tratta infatti di un summer camp di 4 intere settimane, tra giugno e luglio per oltre 100 ore di attività. Ecco, questa durata davvero lunga permette alle ragazze una completa full immersion e di toccare con mano davvero che cos'è l'informatica, programmazione, linguaggi e tecnologie anche, diciamo, da professionisti. Questo consente loro di portare anche avanti un progetto dall'inizio alla fine. Ogni gruppo di ragazze infatti crea il proprio progetto, dall'idea alla realizzazione, alla personalizzazione, e lo porta a termine entro la fine del summer camp. Ecco, a fronte di questa durata e complessità, è completamente gratuito il percorso per le partecipanti, quello che vedete è il sito web indicato. Ma che cosa sono le attività nella pratica? Qui vedete una delle attività principali, che è lo sviluppo di robottini basati su scheda Arduino che vengono poi comandati da app sul telefonino mobile. E qui vedete le ragazze che assemblano, personalizzano, creano questo robottino per poi farlo muovere. L'altra attività predominante è quella della creazione di videogiochi in Python, linguaggio di programmazione professionale ma facile da imparare anche per i principianti, e anche qui curano tutte le parti, dalla musica alla grafica al coding. Ecco, qui a sinistra vedete un gruppo di ragazze che presenta alla fine, cioè questa giornata che è una grande festa finale, al pubblico il progetto che è stato realizzato. Questo è un gioco che è stato realizzato uno dei primi anni di Summer Camp, che ci è rimasto nel cuore perché è stato fatto da un gruppo di ragazze del liceo classico, quindi senza nessuna conoscenza di informatica, hanno creato questo gioco che si chiama Penelopea. E sì, è la storia di Penelope che si stanca di aspettare Ulisse che non torna sull'isola e parte per mare a vivere le sue avventure, che sono poi gli schemi del gioco. La frase che ho scritto sotto nelle slide è il messaggio che hanno voluto dare le ragazze quando hanno presentato il loro gioco, cioè le donne hanno gli strumenti per cambiare il proprio destino. Una delle attività più apprezzate e amate dalle ragazze ogni anno è il context che portiamo avanti per definire il logo dell'edizione. Questi loghi, che alcuni dei quali sembrano professionali, in realtà sono fatti dalle ragazze stesse del camp. Chi vuole propone il proprio logo, che viene votato dalle ragazze stesse e poi viene stampato sulle magliette che vengono regalate come ricordo al termine del camp. Vedete i vari loghi per le varie annate, e questo è quello dell'ultima edizione del 2021, che si è svolta completamente online con più di 200 ragazze partecipanti. Graficamente probabilmente non è il più complesso, ma il messaggio ci ha colpito perché il summer camp, così come l'informatica che ne è il cuore, ha permesso alle ragazze che in realtà nella pratica erano divise di essere e di sentirsi unite. Uno dei punti più importanti, credo, di questo progetto è la rete che ha saputo costruire sul territorio. Oltre agli organizzatori che ho già menzionato, abbiamo il patrocinio e il supporto di tanti enti pubblici, la Regione Emilia-Romagna, il Ministero dell'Istruzione, i comuni in cui si sono svolte e si svolgono le varie attività, oltre che le fondazioni che ci hanno sponsorizzato anche economicamente, Fondazione di Modena ci sostiene negli ultimi 4 anni, e vari sponsor privati. Ecco, una vera e propria comunità educante che permette che un progetto, un'attività così lunga e complessa sia gratuita per chi partecipa. Chiudo con uno sguardo al futuro, perché già a partire dall'edizione 2022 quest'estate il progetto verrà esteso col supporto della Regione Emilia-Romagna, coinvolgendo anche le università di Parma e di Ferrara per fare 8 edizioni in presenza nelle varie sedi più un'edizione online. Ecco, in questo modo arriveremo a coinvolgere un numero di ragazze molto maggiore per dare sempre più opportunità alle ragazze di fare una scelta cosciente e consapevole per il loro futuro. Quindi spero davvero che ci seguiate sul sito web e spero di vedere tante ragazze anche per le prossime edizioni. Grazie.
Grazie mille per questa presentazione che ha evidenziato i vari elementi di successo di questa iniziativa, non ultima questa collaborazione con le altre università della regione e quindi l'ampliamento del progetto. Siamo arrivati all'ultima delle iniziative della nostra categoria, Steam Up alle ragazze, viene presentata dalla Regione Liguria, in particolare da Monica Cavallini, che è Project Manager del progetto Scuola Digitale Liguria, in cui rientra anche l'iniziativa Steam Up alle ragazze. Bene, grazie, buonasera a tutti. Arriviamo per ultimi, condivido subito un video, così proviamo intanto a avere... Mappa alle ragazze, un percorso guidato per risvegliare e liberare il talento STEM delle tue studentesse, con un kit formato da schede operative, questionari mirati e un metodo originale da usare sempre nella quotidiana pratica didattica. Una proposta operativa personalizzata per i diversi ordini di scuola, per sviluppare abilità e immaginario nel campo della scienza, della tecnica e della creatività digitale. Bene, allora, vedete tutte le slide, immagino? Datemi un feedback, dovremmo avere... Perfetto, allora noi arriviamo per ultimi e abbiamo visto molte cose rilevanti. Abbiamo subito questa attività che è STEM Up, le STEM alle ragazze, costruire immaginario abilità, che è un'azione di una regione, in particolare la regione Liguria. Questo diciamo connota immediatamente il nostro intervento, nel senso che noi partiamo sostanzialmente da un intero sistema di istruzione regionale, quindi è un progetto sistemico che si rivolge a tutte le scuole di un territorio. Quindi il nostro target elettivo sono le scuole con i docenti, ma il progetto e l'azione specifica ha una ricaduta virtuosa anche in termini di cittadini, perché sono, diciamo, le competenze digitali delle studentesse avranno l'innalzamento, l'avvicinamento alle materie scientifiche, avranno una ricaduta positiva per il loro futuro, sia nel ruolo di cittadine e quindi protagoniste della transizione digitale che è in atto, ma anche le aziende avranno un beneficio a lungo termine, perché ci saranno un maggior numero di professioniste adeguatamente formate ai temi dell'ICT. Tutto questo ovviamente per i docenti, che abbiamo detto sono il cuore del nostro progetto, hanno la possibilità di avere risorse e strumenti pronti proprio per risvegliare il talento STEM delle ragazze. Ma cosa abbiamo fatto? Abbiamo capito che dovevamo rispondere a un bisogno concreto, perché ci sono degli aspetti critici molto rilevanti dalla bassa presenza delle donne nelle discipline scientifiche. Prima di tutto un aspetto psicologico, che è la mancata consapevolezza, che rischia quindi di compromettere nelle ragazze e nelle future donne un legittimo bisogno di autorealizzazione. Dall'altro un aspetto sociale ed economico, perché ci sarà una carenza sempre più grande, data la richiesta esponenziale di competenze digitali, se le ragazze e le donne che lavoreranno non saranno sufficientemente coinvolte e preparate. Quindi come abbiamo fatto? Abbiamo fatto nel nostro stile di un'azione regionale ormai consolidata, continuativa e finanziata con rilevanti fondi europei FSE, Fondo Sociale Europeo, un percorso che sostanzialmente, come sempre, vuole dare però un'azione concreta e con delle misure efficaci e che si possono poi verificare nel tempo. Partiamo sempre dal nostro slogan: se ascolto dimentico, se guardo capisco e se faccio imparo. Tutto questo perché? Perché noi, per costruire delle azioni concrete, ci siamo rivolti alle scuole in primis, ma anche a tutto un mondo con cui collaboriamo, con cui collabora il sistema educativo ligure, ovvero ad aziende, associazioni, all'università. Per fare cosa concretamente? Costruire in classe delle abilità affinché le bambine già dalla primaria si attivino su certe competenze, e con l'esterno fare delle azioni un po' diverse per rimodellare le scuole tecniche. Pensiamo al look sempre troppo maschile, avere delle esperte esterne che fanno co-docenza oppure intervengono per dare nuovi spunti per la tecnologia, o attività inanellate, degli open day particolari per affascinare le ragazze alla tecnologia e soprattutto anche le famiglie.
E allora cosa abbiamo fatto? Da queste cose concrete, da tutti questi spunti, questo ascolto, abbiamo costruito un quadro d'insieme che potete vedere qua e poi si potrà approfondire successivamente. Ma tre fattori sicuramente mi sento di evidenziare. La fruizione che ha personalizzata per ogni docente e per ogni singola attività. Una struttura articolata in step con dei contenuti sempre arricchiti proprio dai docenti della community, che quindi in un'economia circolare poi arricchiscono il kit, e il riuso, perché tutti questi nostri materiali che sono disponibili sul sito sono pronti anche per essere riusati per altre amministrazioni o per altre realtà. Questa è la slide tipicamente dedicata alla parte didattica di metodologia in classe. Voglio sottolineare soprattutto il fatto dell'accompagnamento, cioè il progetto Scuola Digitale Liguria accompagna i docenti e gli istituti in questa nuova attività o li supporta qualora ce ne fosse bisogno. Per quanto riguarda le competenze digitali, abbiamo proprio voluto dare valore a due framework: quello del DigiComp 2.1, che era stato chiesto dal bando, che riguardava gli studenti, ma abbiamo valorizzato anche la relazione virtuosa di come queste attività innalzino anche le competenze dei docenti e proprio sul framework del DigiComp Edu. Ma sono i numeri che pensiamo che in un anno siano stati veramente rilevanti e soprattutto sono sistemici, sono aperti a tutti, non solo a piccoli gruppi. Questi numeri si sono concretizzati in parecchi eventi e anche laboratori con ragazze, 700 docenti, 9600 studenti liguri e studentesse che hanno lavorato insieme, e anche molte aziende, molti stakeholder di cui vedete qua i loghi e quant'altro. Ma ci sono, vogliamo dare proprio in questa slide il succo del nostro progetto, ovvero abbiamo come obiettivo costruire un immaginario positivo, un immaginario nuovo con degli strumenti pronti, e lo vogliamo costruire attraverso un metodo originale, ovvero dare tempi e spazi alle ragazze in classe e a scuola per sperimentare il loro linguaggio proprio, senza imbarazzi, e poi dopo lavorano insieme in gruppi omogenei in un'ottica inclusiva e di confronto allargato, puntando, oltre il metodo, anche su dei focus, cioè la creatività digitale. Quindi discipline scientifiche che tipicamente sono più vicine. Questo è un modo per agganciare le ragazze e poi portarle anche ad altre materie, ad altri studi più tecnologici. Il target sono tutti, cioè docenti e ragazzi già dalla primaria. Addirittura abbiamo avuto richieste di questo kit pronto all'uso persino dall'infanzia di scuole ligure. Questa iniziativa, come ho detto, è pronta, è già richiesta e condivisa con enti e stakeholder nazionali e internazionali, e soprattutto abbiamo tutti i materiali e anche tutte le informazioni sul nostro sito di progetto. Vi ringrazio dell'attenzione e mi raccomando, votateci. Grazie. Grazie Monica. Fra l'altro, ho letto nella vostra candidatura che l'avvio ufficiale del progetto è stato l'8 marzo del 2021, quindi state per simboliche. Il primo anno di iniziativa, quindi insomma vi facciamo gli auguri, così come a tutte le iniziative di questa categoria. Penso si sia visto, tutte iniziative veramente di grandissimo valore, di grandissimo impatto, quindi lasciamo anche al voto popolare la possibilità di confrontarsi con tutta questa ricchezza. Roberta, ti ripasso la parola per la chiusura di questo webinar. Perfetto, grazie mille. Grazie a tutti i relatori delle iniziative. Devo dire, sì, una ricchezza, viene voglia di poter partecipare alla maggior parte di queste iniziative. Sono davvero molto carine e complimenti, devo dire, alle giurie che sono riuscite a selezionare delle ottime candidature, anche molto articolate, diverse tra loro, molto belle. Allora, adesso quello che farò io è farvi vedere come si fa a votare. Ora spero che riuscirò a condividere le slide, perché altrimenti mi viene un po' difficile raccontarvi la piattaforma, però credo che la vediate. Allora, la piattaforma è quella a partire dalla quale avete candidato le vostre iniziative, e quindi ecco qua.
quella a partire dalla quale avete candidato le vostre iniziative, la conoscerete già, a partire da partecipa.gov.it. Quindi in questo spazio dedicato, come vi dicevo, sarà possibile votare le iniziative dal 1 al 15 marzo. Quindi in questo, diciamo che vi chiediamo che in questo spirito bello che si è creato di sana competizione, facciate una promozione delle vostre iniziative, ma anche di tutto il contest, e quindi potrete usare anche le card che saranno rese disponibili proprio su Partecipa. Ci sarà una card per ogni categoria, non per progetto ma per categoria, quindi le potrete usare con la grafica del contest, e vi consentirà di fare un po' di promozione sui social. Quindi una volta entrati sulla pagina di Partecipa, potrete cliccare su Vota i finalisti qua in alto, nel menu in alto, e a quel punto accedete a questa pagina con a questa pagina dove ci sono tutte le schede dei finalisti. Potete anche filtrarle per categoria, oppure si aprono le schede cliccandoci sopra ed è sufficiente cliccare su Vota. Quindi è molto semplice. L'unica cosa è che per votare è necessario accedere su Partecipa registrandosi con SPID. Vi ricordo che nella scheda dell'iniziativa sarà disponibile la parte di video con cui oggi avete presentato la vostra iniziativa, quindi sarà possibile vedere la vostra stessa presentazione, la presentazione che avete fatto, e non ci resta che dire sì, vinca il migliore, fate una buona promozione, e insomma ci rivediamo tra un po', vediamo come sarà andata. Vi ricordo che dal 1 al 15 marzo sarà possibile votare, dopodiché ci aggiorneremo. Con questo vi ringrazio tutti i relatori, i coordinatori delle due giurie che hanno fatto un ottimo lavoro anche di presentazione, trovando per ciascuna qualcosa di quello che di particolare c'era, e ringrazio tutti i relatori delle iniziative, Roberta, che sono stati disponibili. Prego, dimmi Stefano. Scusa, una domanda, cioè il fatto che uno accede con SPID fa sì che c'è un meccanismo per cui io posso votare una sola volta, o potrei votare? No, quante volte voglio? Si può votare tutte le volte che si vuole. Okay. Cioè, nel senso, tu puoi votare anche tutte le iniziative. Volendo, ok, perfetto. Volendo, sì. Diciamo, sì, speriamo che senso, uno non... Però, cioè... non ha molto senso, speriamo che uno non lo faccia, però si può fare. Come sempre siamo disponibili all'email che conoscete per qualunque informazione vi fosse necessaria in questo periodo. Quindi dal 1 al 15 marzo via al voto del pubblico. A questo punto vi saluto, grazie a tutti anche per aver rispettato i tempi, e buon pomeriggio, buon fine settimana. Grazie, arrivederci. Ciao a tutti. Saluti, grazie. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie. Grazie, arrivederci.